Ben ritrovati, parliamo di nuovo di aria compressa. Grazie a mio fratello che me la presta, possiamo farvi vedere una Gamo a molla, ovviamente, in versione camouflage. È una CSI, c'è anche la versione tutta nera, questa è quella camouflage. Monta un'ottica Blau Optic, abbastanza economica, circa 80 euro. È una buona carabina per cominciare, non richiede grande manutenzione, è precisa quello che basta. E adesso abbiamo l'occasione di provarla. Ha delle mire di buona fattura con inserti in fibra ottica molto visibili e con la tacca di mira regolabile. I comandi sono molto semplici, come vedete la canna è basculante, il grilletto e la sicura che per metterla si spinge indietro, non si arma automaticamente. Vedete, resta aperta e c'ha la sicura che, a differenza della Diana, che se premiamo il grilletto non si apre la canna, anche se è meglio evitare di provarci. C'è la rampa di chiusura, scusate, che la fa restare in chiusura. Queste carabine montano di serie un riduttore di suono, se volete, attenua leggermente il suono. A me sembra che più che attenuare fa un rumore strano, ma così è quello che è chiamato a fare. Sembra un riduttore di suono, anche se fa un rumore strano, dopo lo sentirete anche voi. Passiamo subito alla prova. Tiriamo i soliti nostri tre colpi al bersaglio di carta. Siamo a circa 15 metri. Ve ne faccio un altro perché il primo penso che sia scappato. C'è un grilletto un po' particolare, dobbiamo prenderci sulla mano. Perfetto. Ci spostiamo a una distanza di 30 metri circa e spariamo ai bersagli alternativi, come si dice. Ciao.